Parliamo ora delle fasi da eseguire prima, durante e dopo il servizio. Prima del servizio è importante fare in modo che la nostra macchina sia subito efficiente. Quindi il suggerimento è quello di non spegnerla la sera prima. Consumeremmo troppa energia elettrica la mattina per far arrivare la macchina alla pressione corretta. Una fase fondamentale all'inizio del nostro servizio è quella di svaporizzare per alcuni secondi le lance vapore, in modo da avere subito del vapore costante, e soprattutto per andare a evitare di avere dei vuoti d'aria all'interno della nostra caldaia, che causerebbero poi il risucchio del latte dalla lattiera. Allo stesso modo dobbiamo erogare acqua dal gruppo, quindi dalla doccetta, in modo da svuotare eventuali caldaiette dedicate ad ogni gruppo, oppure per rigenerare l'acqua che comunque è all'interno del circuito termosifonico. Un'altra operazione molto importante all'inizio del servizio è quella di controllare che tutte le tazzine siano calde, stivate sopra lo scaldatazze ad una temperatura di circa 40 gradi centigradi, e poi è quello di avere tutti i panni per la pulizia correttamente al loro posto per iniziare appunto il nostro lavoro.